Siamo contentissimi, l'Aquila veramente ha risposto molto molto bene, c'era tantissima gente e di questo siamo felici. Abbiamo detto, volevamo chiudere una prima parte con l'inaugurazione della sede dell'Aquila perché il capoluogo, la città capoluogo andava gestita in maniera diversa, volevamo aprire da qua la campagna elettorale, quindi chiudere l'apertura delle sedi in tutti e quattro i capoluoghi di provincia, però partire con la campagna elettorale proprio dall'Aquila. L'Abruzzo ha bisogno di uno spirito che è quello, esattamente quello aquilano. Noi volevamo mandare anche un messaggio da qua sul programma, perché l'Aquila è una città che ha subito tutto quello che noi abruzzesi abbiamo di fatto subito di importante nel 2009 e si è saputa rialzarsi, ha saputo combattere e tornare ad essere una delle città più importanti d'Italia e dell'Abruzzo chiaramente. Quindi noi vogliamo mandare lo stesso messaggio a tutta la regione, perché dopo gli ultimi 5 anni c'è una regione dissestata da tutti i punti di vista, da un punto di vista economico, da un punto di vista infrastrutturale, e quindi dobbiamo avere noi in primis che ci proponiamo di governarla, ma poi anche i cittadini e i nostri programmi devono avere quella voglia, quella cattiveria, se mi passate il termine, e quella grinta per cercare di risalire e ritornare ad essere l'Abruzzo e soprattutto l'Abruzzo che si merita e si meritano i nostri elettori. Bene, noi vogliamo essere un movimento civico vero, cioè noi abbiamo aperto sedi in tutto Abruzzo e per noi sono dei punti di ascolto. Nel momento in cui i partiti tradizionali arretrano, si scompongono, basta vedere gli ultimi eventi sui giornali di questi giorni, noi rilanciamo la nostra azione all'interno dei territori e per questo vogliamo essere protagonisti con temi e fatti concreti nella prossima avventura regionale.